Allora, eccoci qui, forse ce l'abbiamo fatta. Benvenuti a Scienza Show News. Purtroppo c'è stato un problema tecnico. Vabbè, abbiamo ritardato di 10 minuti, ma non cambia la qualità della trasmissione. Non siamo la BBC, non siamo il National Geographic. O meglio. Tutto questo è fatto tecnologicamente in una maniera che fino a 7-8 mesi fa non si poteva fare. È un miracolo. Ciao Roberto Battiston, entomologo del Museo di Archeologia e Scienze Naturali Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore, Vicenza. Ciao, tu sei il re delle mantidi, dico io. Cos'è successo? Ste mantidi, che si è scoperto? Qual è la notizia? Allora, ciao Renato, sì, io lavoro, sono uno specialista di mantidi, un entomologo, naturalista e conservatore. Mentre parli, ne mando qualcuna sotto, vai. Benissimo. Ecco, si tratta di uno studio che abbiamo chiuso qualche mese fa, è stato pubblicato sulla rivista, Biodiversity, dove siamo riusciti a dimostrare che le mantidi, questi insetti curiosi e molto iconici, ma magari che poca gente è riuscita a vedere nei prati, sono degli ottimi bioindicatori della biodiversità. La biodiversità, sapete, è un tema molto caldo, è un concetto anche scientificamente molto complesso e molto sfuggevole, nel senso che misurare la biodiversità è un'impresa difficilissima. Se io vi chiedessi di andare a misurare la biodiversità del giardino di casa vostra, probabilmente se foste in grado di farlo, ci mettereste mesi, se non anni addirittura. È una cosa difficilissima. E quello che gli scienziati e i ricercatori, insomma, che la studiano come me, provano a misurarla utilizzando dei bioindicatori, ovvero sia delle specie che indicano la presenza di altre specie, proprio perché contare tutte le specie di un prato è un'impresa titanica. Trovare alcuni elementi di questo ecosistema che rappresentano altri elementi invece è una cosa più facile. È una scienza ancora molto giovane, questa dei bioindicatori per la biodiversità, e questo insomma è quello che abbiamo ottenuto noi, è un nuovo tassello per studiare, misurare e conoscere meglio questa Dove biodiversità. avete portato avanti questo studio? Cioè, dove è stato fatto? Lo studio appunto è stato fatto nell'arco di diversi anni, abbiamo scelto come base operativa l'isola di Malta proprio perché studiare gli ecosistemi delle isole è l'ideale, insomma è il sogno di ogni ricercatore perché sono praticamente dei sistemi chiusi, in realtà non sono realmente chiusi, però hanno meno influenze dall'esterno di siti continentali, basti pensare alle Galapagos, cosa sono state per Darwin, insomma. Quindi sono più E isolate e sono più protette in qualche maniera. sono più protette e si riescono a fare anche delle misurazioni statistiche più attendibili proprio perché possiamo considerarlo quasi un sistema chiuso, senza influenze dall'esterno che scombinano i dati. Senti, Abbiamo utilizzato anche. che tipi di mantidi avete trovato lì? Che cosa c'era? Su che cosa Noi avete lavorato? abbiamo utilizzato tre specie target, la comune mantis religiosa, quelli che probabilmente tutti conoscono, la grande mantide verde o marrone che si trova nei prati. Come specie generalista, la piccola mantide nana di Spallanzani, la Meles spallanzani, è una mantide molto più piccola, meno nota magari, mediamente comune, tipica degli ambienti mediterranei. E la terza specie invece è la rivettina betica, una specie di mantide molto più difficile da vedere, molto più rara. Da noi è presente in Sicilia, è distribuita se non nel Nord Africa e nel Medio Oriente. E come specie appunto rara e con esigenze ecologiche più particolari. Incrociando quei dati di queste tre specie, abbiamo fatto dei rilevamenti sul campo e abbiamo mappato la loro distribuzione, l'abbiamo incrociata con i dati ecologici delle aree dove le trovavamo e abbiamo correlato la loro presenza con quella di altri bioindicatori noti, come ad esempio gli ortotteri, grilli e cavallette, per intenderci, che sono noti per essere buoni bioindicatori di biodiversità. Abbiamo correlato anche con mammiferi, uccelli e invertebrati e abbiamo visto insomma come la presenza delle mantidi poteva indicare la presenza di altri gruppi di animali. E Ah, abbiamo quindi visto la che loro presenza è un indicatore della presenza di altri tipi di. esattamente, indica sostanzialmente degli ambienti ricchi di forme di vita, insomma, ricchi di specie. Questo ovviamente si differenzia da specie a specie, noi abbiamo testato queste tre specie di mantidi, che già loro funzionano in modo diverso, però
Però in generale possiamo dire che trovare una mantide in giardino, per intenderci, è un buon sintomo di biodiversità. Se vedete una mantide, probabilmente ci sono molti altri animaletti che le girano intorno. Senti, ma in città se ne trovano? In città com'è la situazione? Roma la conosci come ambiente? Sì, diciamo che alcune specie di mantidi possono essere antropofile, nel senso che possono vivere abbastanza bene anche in ambienti colonizzati dall'uomo, qui come le città. La mantis religiosa è un animale, un insetto che si adatta abbastanza bene anche alla vita cittadina. Un parco cittadino, per intenderci, potrebbe, se ben soleggiato, se con una vegetazione abbastanza erba alta, qualche cespuglio, non troppo ombrosa, potrebbe essere un ambiente buono per questo insetto. Altre specie, invece, come la mantide spallanzani o la Liventina bettica o altre, insomma, hanno esigenze più particolari. Infatti, abbiamo visto che le mantidi possono essere utilizzate. Ecco, questa che stai mostrando è la bellissima mantide fiore del diavolo, la Blepharopsis mendica, Dove si trova? È fantastica questa. È una mantide nordafricana. Vederla in natura è un'emozione incredibile perché è praticamente un fiore rinsecchito che improvvisamente si anima e comincia a camminare davanti a te. E appunto, insetti, specie come questi hanno esigenze ecologiche molto particolari. Questo è un predatore che appunto si camuffa da ramoscello o fogliolina secca per ingannare i predatori. Quindi il suo scopo è quello di non essere visto, essere invisibile. Ma lì E dov'era? quella Dov'era proprio? Dov'era quel posto? era una spedizione scientifica che abbiamo fatto in Tunisia qualche anno fa, e che abbiamo appunto anche lì raccolto dati, mappato la presenza delle mantidi, e anche lì abbiamo dei lavori in corso molto interessanti. E la Tunisia è un posto fantastico per Sì. andare a cercare mantidi. Senti, ma la mantide è più, non lo so, non dico più strana, la più particolare di tutte, quella che ti ha colpito di più, qual è? Beh, ce ne sono tantissime. Lì, per dire, nel deserto del Sahara si può incontrare una mantide particolarissima che si chiama Eremiafila ed è praticamente un sassolino piccolo, bianco, che quando ti avvicini vive proprio sulla sabbia, una mantide desertica, dove nessun altro riesce a vivere. Vedi questo sassolino che comincia a spostarsi, a muoversi. E se ti avvicini vedi che ha anche queste zampe raptatorie ed è una mantide completamente adattata alla vita del deserto. Ed è veramente incredibile. Pensate che nei paesi musulmani, ad esempio, la mantide, il movimento delle zampe della mantide indicava ai viandanti la direzione della Mecca, dove rivolgersi a pregare. C'è un sacco di leggende legate a questi insetti, proprio perché Bellissima sono questa cosa, molto fantastica. particolari. Senti, e invece questa che mando adesso cos'è? Questa è una specie, in realtà è una specie alloctona invasiva che stiamo studiando anche questa, stiamo conducendo delle ricerche, la mantide gigante asiatica, che abbiamo cominciato a trovare anche C'è nel nostro sempre qualcosa di asiatico. È la paese. vespa asiatica, è quella asiatica. Sono sempre loro che creano problemi. Vabbè. Ecco, anche questo è un insetto che è arrivato qui, è un animale molto bello da vedere, posso dire, proprio perché è una mantide molto grande, molto appariscente, non pericolosa per l'uomo, però stiamo cercando di capire quali sono i suoi impatti sui nostri ecosistemi. Senti, adesso mi fai un regalo. Prova a collegarti con il cellulare. Facciamo questo tentativo Facciamo un e tentativo. vediamo che succede, perché tanto non credo che il sistema abbia avuto dei problemi per il tuo cellulare. In realtà è il mio computer che mi aveva dato dei segnali un po' strani oggi. Ok, facciamo un tentativo. Vediamo se riesci a collegarti. Ci facciamo un giro in questo museo che mi dicono che è carino, che è da visitare, questo museo di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Museo archeologico e di scienze naturali Giuseppe Zannato. Facciamo un tentativo al Esattamente. volo, perché prima abbiamo avuto un problema, però siccome chi ci segue è innamorato anche di questi momenti un po' particolari, che fanno parte delle live dello Scienza Show, è quello che mi fa divertire molto, e se ci riusciamo, tu basta che ti scarichi quel codice come sul computer. Allora, io rifaccio rivedere agli amici questa splendida mantide. Dove l'avevi vista? Dove l'hai beccata questa, E Roberto? questa era Nicotera nel sud Italia, lungo la costa. Senti, È ma una qual è la mantide. caratteristica delle mantidi rispetto ad altri animali? Come dicono gli sentendo degli echi. Allora, facciamo così, ti ho messo, vediamo se ci riusciamo.
ti ho messo solo sul cellulare e ti ho tolto dal computer. Adesso puoi partire tranquillamente con il cellulare, vediamo se riusciamo a far vedere in diretta da questo Allora vi museo. faccio vedere un po' di backstage di Va questo tutto museo, questo è bene, il ti mio confermo che va ufficio, tutto bene. e volevo portarvi nel nostro laboratorio dove facciamo appunto tutti questi studi su questi insetti bizzarri. Qui ci sono un po' di collezioni, vedete qui si può vedere un po' la diversità di questi insetti. Ci sono mantidi che si fingono foglie, mantidi che si fingono foglie secche, ramoscelli. Quelle che abbiamo utilizzato nello studio di cui vi ho parlato prima sono queste tre. Qui si vedono bene anche le dimensioni: c'è la comune mantis religiosa, la Meles spallanzania e la rivettina betica. Sono queste un po' le tre regine del Mediterraneo, potremmo chiamarle. Però appunto, come vi dicevo, le forme e i colori nelle mantidi si sprecano. Sono insetti abituati a camuffarsi, a ingannare e a travestirsi da qualcosa che non sono. Anche per dire, vi faccio vedere un esempio della nostra mantide religiosa, la mantis religiosa nostrana. Guardate che variabilità di colorazioni che può avere. Quindi, ecco, c'è da divertirsi con le mantidi. Mi senti ancora, Io ti Renato? sento perché ti ho dato tutto quanto lo schermo. Ok? Perfetto. Ti lascio ancora tutto lo schermo per te, vai. Benissimo. Beh, posso far vedere appunto altri campioni, altri esemplari. Questo si può vedere ad esempio l'oteca, che è quindi la sacca delle uova che viene deposta alla fine della stagione riproduttiva e che protegge le uova durante il periodo invernale, nei nostri casi, oppure magari nella stagione secca, nei paesi tropicali o nelle stagioni avverse. Vedete che qui le forme appunto sono tantissime e c'è da divertirsi. Queste sono mantidi sudamericane, per intenderci. Nei paesi tropicali si trova la più grande diversità di specie e ci sono anche gli adattamenti un po' più estremi, se vogliamo. Senti, c'ho una domanda da Antonio Galotta, la passo in diretta. Ci sono studi che mettono in relazione la presenza delle mantidi e aree dove si estrae il petrolio. È un'affermazione, ti risulta? No, sicuramente non ci sono studi di questo tipo ancora. Lui sta facendo Diciamo che. un'affermazione, eh? Antonio Galotta è un agronomo, certamente non studia le mantidi, non è un entomologo come te, però è un'affermazione. Antonio, chi te l'ha detto? Dove l'hai letto? Faccelo sapere. Sì, non mi risulta che ci siano studi di questo tipo, anche perché le mantidi, tutto sommato, siamo in pochi a studiarle. Dubito che possano percepire, insomma, la presenza di siti inquinati o di siti petroliferi, però, insomma, è un argomento che si può anche approfondire. Sì, ma Sulle poi mantidi. giustamente tu dicevi che è un indicatore di qualità di un'area, quindi in Sì. presenza di siti non penso estrattivi, ma potenzialmente estrattivi, credo che si riferisse il nostro fan che ci segue in diretta. Sì, quello che noi abbiamo visto nel nostro studio è che sono indicatori di qualità ambientale, nel senso che loro hanno delle esigenze ecologiche. Mentre ad Sì. esempio la mantis religiosa la si può trovare anche in un parco pubblico, per intendersi è abbastanza adattabile, altre specie necessitano di certi tipi di vegetazione, certi ambienti. Abbiamo misurato il tasso di naturalità, per intenderci, degli ambienti naturali. Abbiamo visto che le mantidi tendono a trovarsi dove gli ambienti sono più naturali. Quindi, in questo senso possono darci indicazioni sulla qualità dell'ambiente. Allora, Antonio Galotta mi dice che no, era una domanda, praticamente no, era una domanda semplicemente, non era Ok, sì. un'affermazione. Va bene? Esatto, quindi no, non ci sono studi, insomma, per quello che mi risulta su questa cosa. Però perché no? Sì, potrebbe essere uno spunto per uno studio futuro. Beh, tu sei il re delle mantidi, io lo dico sempre, lo so che tu sei umile, le studiate in pochissimi. Io sono affascinato perché, vedi, alla fine abbiamo avuto un problema all'inizio. Invece sta andando tutto liscio perché dopo 100 puntate live ho imparato a stare tranquillo e calmo, ok? A uscirmene. Facci vedere ancora queste cose. Sto morendo, mi stai facendo affascinare, guarda, è bellissimo.
Ecco, questa è una specie africana, ad esempio, molto grande, vedete, in comparazione con la mia mano, insomma, ha delle dimensioni notevoli. Anche la sua otteca ha le dimensioni più o meno di una pallina da ping pong, quindi è molto grande. Questa, per intenderci, l'abbiamo trovata in una spedizione scientifica in Marocco, in cui questi qua sono i primi esemplari che riemergono, l'unica popolazione nota del Marocco di questa specie. Questa è stata Senti, ma una c'è il bella direttore scoperta. del museo al volo lì? Per caso? Come? Mica c'è il direttore del museo da qualche parte lì? Vabbè, No, no, non c'è, la prossima volta ve lo chiamo. gli facevamo una sorpresa. Dicevi ancora, vai. Sì, ecco, questa appunto è stata una bella scoperta fatta per caso, proprio a bordo strada ci siamo fermati e abbiamo trovato questa mantide enorme, grandissima, ed era appunto questa Tenodera rungsi che nessuno trovava più da una settantina di anni, quindi è Dove stata l'hai il trovata? Dove l'avete trovata? Marocco, costa atlantica del Marocco, E proprio per caso. il fatto che non la trovate più poteva essere estinta, poteva essere in via di estinzione, o per quale motivo? E diciamo che era stata rilevata in alcuni esemplari 70 anni fa da un altro ricercatore, poi mai più trovata. Diciamo che sono insetti difficili da studiare, difficili da monitorare. Ed è verosimile, insomma, che non molti l'abbiano cercato, oppure magari l'hanno cercata e non l'hanno trovata. Sono comunque insetti non molto comuni, insomma, Senti, quindi. mi dice sempre Antonio Galotta, che vive in Basilicata, se potrebbero essere, se si potrebbero utilizzare le mantidi, quindi valutare la presenza di mantidi per indicare la qualità ambientale dei siti estrattivi petroliferi della Val d'Agri. La Val d'Agri è il luogo di estrazione petrolifero italiano, no? In Basilicata. Sì, è possibile. Diciamo che l'influenza che può avere un sito estrattivo sull'ecologia delle mantidi è quanto il sito può degradare l'ambiente vegetale. Da quello che è noto, la resistenza agli inquinanti delle mantidi è abbastanza alta. Quindi, se il sito è degradato, il danno alle mantidi non è tanto per l'inquinamento in sé, quanto per magari. La scarsità di prede, la scarsità di Ah, ambienti ok. di rifugio, quindi un ambiente degradato è un ambiente poco adatto alle mantidi. Senti, la più grande mantide mai trovata e la più piccola mai trovata. Beh, questa è una specie veramente grande. Ci sono mantidi ancora più grandi di questa, si può arrivare quasi ai 20 centimetri di mantide, alcune specie. Vi faccio vedere, vediamo qui dovrei avere Senti, ho una una. bella domanda in diretta, Alessandra Ferrari. Le popolazioni di mantidi in Italia sono in pericolo? Risultano iscritte nelle liste? Questa è una bella domanda, infatti sono proprio io che mi sto occupando Grazie, Alessandra. per l'International Union for Conservation of Nature, l'UCN, insomma, per chi la conosce, di stilare le liste rosse delle mantidi europee. Adesso partiranno anche degli altri progetti per le mantidi E come nordamericane siamo e messi in del. Italia? Come siamo messi in Italia? In Italia siamo messi abbastanza bene, siamo ancora un paese ospitale. Per le mantidi, però ci sono alcune specie che non se la cavano proprio benissimo. C'è una specie endemica della Sicilia, ad esempio, che stiamo monitorando, la Pseudo Yersinia lagrecai, no, nota endemica proprio della Sicilia, che su cui bisogna portare un po' di attenzione perché le specie endemiche sono sempre più fragili delle altre. C'è una specie sarda, in realtà distribuita tra la Sardegna e le Baleari. La Meles Andrae, ci sono delle specie insomma con distribuzioni molto limitate che sono, le abbiamo classificate come vulnerabili, diciamo. Però il dato di queste liste rosse che è venuto fuori è che delle mantidi sostanzialmente sappiamo ancora pochissimo. Ci mancano dati di monitoraggio, di distribuzione che servono proprio per stabilire il loro stato di conservazione. Senti, Abbiamo. una domanda Sì. importante. Allora, tu hai detto che in genere le specie endemiche sono più fragili di quelle, chiamiamole aliene, no? Quelle Sì. alloctone che vengono da fuori, le autoctone sono quelle che nascono, crescono e vivono da sempre su un territorio. Ma questo è un fatto generale, che quelle locali sono più fragili? Per quale motivazione ecologica? Per quale meccanismo? Beh, le mantidi
hanno vari gradi di specializzazione. Questa che vedete, ad esempio, è una mantide specializzata per camuffarsi come una particolare foglia. Quindi, chiaramente, una mantide di questo tipo, se manca la foglia con cui lei può mimetizzarsi, va in crisi, entra in difficoltà. Ci sono altre mantidi, come la nostra mantis religiosa, che invece sono più generaliste, più adattabili. La nostra, ma noi abbiamo parlato della mantide asiatica, ad esempio, che è venuta qua da noi a romperci le scatole, però noi abbiamo, ad esempio, importato negli Stati Uniti la nostra mantis religiosa, che da loro è una specie invasiva. Sono quelle mantidi, quelle specie generaliste che sono facilmente adattabili, per Quindi questo ognuno ha la piace. sua specie fastidiosa che viene da fuori, praticamente. Esattamente. Nessuno è salvo. Senti, mo mi devi spiegare una cosa. Ma Dimmi. tu, che infanzia hai avuto che ti sei trovato a, fammi capire, no, vabbè, scherzo, guardavi film di fantascienza con le mantidi che facevano le marziane. Come ti sei innamorato delle mantidi? Ah, beh, io fin da piccolo, insomma, ho sempre bazzicato da un cespuglio all'altro per cercare bestioline strane. Gli entomologi, insomma, hanno avuto questa brutta infanzia, questa bellissima infanzia. Io ho avuto anche la fortuna di fare arti marziali, il Kung Fu cinese, in cui c'è lo stile della mantide religiosa, che per praticarlo dicono le leggende orientali che devi prenderti una mantide, osservarne i movimenti e imparare, insomma, le sue abilità E marziali. tu Quello l'hai che ho fatto fatto, anch'io. e tu l'hai Io l'ho fatto da fatto. ragazzino anch'io e mi sono innamorato di questo Un insetto. mito. Senti, io voglio far vedere un libro che io ho alla facciaccia di tutti, che tu mi hai regalato qualche anno fa, non esiste più, e lo faccio vedere. Ma si trova ancora? E forse qualche copia presso la VBA, il nostro editore, lo trovate ancora, però oramai è quasi esaurito. È esaurito Punteremo. e io ce l'ho e non vedo l'ora di farmelo firmare perché poi me lo sono fatto regalare perché me l'hai spedito. È stupendo, guarda, c'è tutto ciò che c'è da sapere sulle mantidi, però la prossima volta che ci becchiamo me lo firmi perché io ci tengo. Molto Senti, come volentieri. chiudiamo questa trasmissione? Cosa ci fai vedere più? Beh, volevo farvi vedere appunto la macromantis sialina, ad esempio, non so se si vede questa specie qui molto lunga, questa è una specie veramente molto molto grande, per darvi l'idea, insomma questo è il mio dito, è 2 volte il mio dito. E ci sono invece specie molto molto piccole come ad esempio le ameles, quelle piccole mantidi nane di cui vi ho parlato prima, come la meles spallanzana, queste vedete hanno dimensioni molto molto più piccole. Le mantidi più piccole note sono poco più corte di un centimetro. Quindi sì, andiamo diciamo da un range di un centimetro fino a anche una ventina di centimetri come Senti, una dimensione. domanda e ci salutiamo, ma, anzi due. Ne esistono di velenose? No, questa è una credenza che devo spesso confutare. Molti uccidono le mantidi perché pensano siano dannose, velenose, pericolose. Le mantidi non sono nulla di tutto ciò, le si può prendere in mano, ci si può giocare assieme, si può Sì. imparare il kung fu dalle mantidi, quindi sono Bellissimo. animali con cui si può divertire e giocare. Senti, E un'altra sono. bella domanda, un'altra bella Sì. domanda da Alessandra Ferrari. Allora, qualche raccomandazione per raccogliere mantidi nel proprio giardino o per accoglierle? Cosa non bisogna fare? Beh, appunto, le mantidi amano gli ambienti naturali più naturali possibili, prati soleggiati, lasciate crescere l'erba, non tagliatela ogni mese. L'erba alta è una delle cose più apprezzate dalla biodiversità in generale e anche dalle mantidi. Quindi lasciate magari il prato un po' incolto, non sfalciatelo troppo spesso e vedrete che se sei in una buona posizione, ben assolato, e c'è qualche cespuglietto carino, è molto probabile che arrivino queste mantidi. Allora Roberto, noi ho allungato la trasmissione anche perché avevamo iniziato tardi, però erano cose bellissime. Quando mi rendo conto che c'è una diretta che dà qualcosa di particolare ai nostri spettatori, io allungo sempre, non mi fermo ai 10-12 minuti soliti, sono andato avanti. Bellissima, bellissima trasmissione, scusatemi la tosse, è andato tutto bene, anche se poteva andare tutto male visto il collegamento iniziale, invece è andato tutto bene. Allora, salutiamo Roberto Battiston, entomologo che era in diretta dal Museo di Archeologia e Scienze Naturali Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Domani avremo una diretta invece da Napoli, dal Mar Center di Napoli.
dal centro ricerche, dove faremo la conoscenza di Irene, che è una piccola giovincella tecnologica che tra un po' di tempo, brevissimo, volerà nello spazio per una missione, quindi sarà un'altra diretta eccezionale. Poi la sera avremo il secondo serale dello Scienza Show, e ve lo faccio subito vedere. Eccolo qui, che aria tira in città, inquinamento e futuro dell'ambiente urbano. Siccome entro il 2050 la popolazione umana, il 70%, i due terzi, finiranno nelle aree urbane a vivere, ci stiamo ponendo la questione con i ricercatori del CNR, IBE e IFOS, di che cosa si può fare, com'è la situazione, che tipo di scelte si possono intraprendere. Allora, vedo un'altra, grazie da Alessandra Ferrari, Maria Pia Giffoni, un attimo, vediamo che ci chiede. Io adoro questi piccoli animaletti, le osserviamo spesso con i miei figli quando ne troviamo una. Le ho spesso ospitate in casa e sono felice che c'è qualcuno che le ama come me. Grazie Maria Pia Giffoni e grazie a te, carissimo Roberto Battiston. Ci vediamo alla prossima puntata, perché faremo un serale, appena ci organizziamo, tutto sulle mantidi e la loro capacità di fare kung fu e karate. E c'è anche molto da dire sulla loro vita sessuale, devo dire. Quindi può essere una serata hot. Che mi hai detto? Sarà una serata Scienza Show vera. E vediamo se riesco a portare una pornostar. Ciao, ciao Roberto, grazie. Ciao Renato. Ciao a tutti quanti, a domani.